attento, non calpestare le uova. Vedi qualcosa? È un percorso di guerra. Hai visto qualche gallinella? Ecco, mi pare... Ah, no, 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 no. Sembrava. Io ho il cannocchiale, non casualmente, perché in questa zona forse c'è la prataiola. Sa questa gallina che per 4 mesi tra marzo e luglio è innamorata e ha bisogno di calma e di tranquillità. E il secondo lotto della Sassari Olbia si deve fermare. Una buona idea, no? Una brutta idea, non una buona idea. Ma che è una buona idea? Insomma, c'hanno 50 anni che vogliono fare questa Sassari Olbia e adesso che hanno iniziato, che poi sa quando finiscono, questo devono anche... È un dilemma. E dopo devono anche bloccare per questa prataiola. Aiuta, io... Sono andato a vedermi il Savi, ci sono 24 pagine di regolamento, 24 pagine di regolamento, in un paese che non funziona nulla, abbiamo 24 pagine di regolamento, perché poi noi in questi giorni la stampa ha parlato della gallina prataiola, ma c'è la pernice. Ecco, se trovano la pernice anche adesso, cosa succede? Nel SIC, se nel SIC non possiamo fare nulla, nella zona SIC. Che adesso è anche protetta perché è finita già la caccia. Sì, Poi c'è l'astore, l'astore sardo, dove lo mettiamo? E quando finisce anche la caccia del cinghiale? Qui è grigia. Però, allora, il lavoro deve andare avanti. Certo che deve andare avanti. Ma il 30% delle prataiole noi le abbiamo già perse. A parte le battute, il gioco che si può fare... salvaguardare delle specie e mettere in evidenza la biodiversità delle nostre zone non è una cattiva idea. Però, piccolo dettaglio, il regolamento esiste dal 2011. L'assessore regionale dei lavori pubblici l'ha scoperto una settimana fa. Certo. Non c'è un piano di gestione, cioè quello è il regolamento, però poi bisogna vedere come si applica quello stesso regolamento. Non esiste, solo da 8 anni. Ah. Piccolo dettaglio anche questo, È l'Italia, o no? Sì, certo che è l'Italia, porca mio. Lei mi assicura che in questa zona lei non l'ha mai vista? Io mai vista. Quando io vado anche a caccia, ma non l'ho mai vista. Se va a caccia lei è pericoloso, però. Non l'ho mai vista. Io, guarda che non, davvero non l'ho mai vista. No. Secondo Domenico Ruvio, che è un naturalista, un fotografo importantissimo, secondo lui, lungo la pista dell'aeroporto di Olbia, Costa Smeralda, ce n'è. Eppure, insomma, gli aerei non è che siano silenziosi, mi pare. Ce n'è sempre meno. L'aeroporto sembra il deserto, però gli aerei non sono silenziosi. Allora, perché non chiudono anche l'aeroporto? No, perché pare che abbiano pagato il biglietto. Il biglietto non si può. Guarda, l'aeroporto è pieno anche di lepri. Di lepri, tutti quei buchi nelle reti, entrano, escono. Ma io non riesco a capire perché. Ma quei lecci e quelle... sure da querce da sughero che hanno abbattuto per allargare la strada. Ecco, quello! Che la regione spende un sacco di soldi per, rimboschire il sughero. In gallura, insomma, ha una certa importanza. Adesso prima li ha pagati per mettere gli occhiali, i pini. Adesso togliere i pini per mettere le sugherelle e loro li distruggono. Ma non lo so. Comunque... Vuole che le lasci così lo vede meglio? Non c'è problema. Comunque... Sì, solo in Italia queste cose possono succedere, perché altre parti non succedono, guarda. No. Solo 24 pagine di regolamento. Sì. Cavolo. Magari, che ne so, si allungano i tempi, aumentano i costi dopo, no? Non sarà mica questo. No! Non è poco, ma è sicuro. No. Certo che loro poi vanno... indennizzi perché mi hai bloccato, queste cose sappiamo che vanno a finire. Però c'è da dire, allora, l'area SIC noi diventiamo ospiti perché ci sono appunto delle regole precisissime, fiscali si potrebbe definire. Però se qualcuno ha dei terreni all'interno di quell'area,
percepisce 200 euro a ettaro i fondi europei, quindi potrebbe anche essere comunque un incentivo a stare attenti a quel che accade sul proprio terreno, insomma. Cavolo, 200 euro sono a ettaro. Qualcuno si è fatto i conticini in tasca, detto. Beh, qui ci sono molti lati fondisti, ettari ne hanno parecchi. Cavolo, sono soldini, eh. Ma senti un po' queste galline cosa fanno venire a galla. Ma che cazzo, per due galline in amore adesso, dai, che fanno ridere i poli, io non riesco a capire proprio. Se si devono togliere anche questa adesso, di questa gallina, già sono in ritardo lì perché adesso anche questa gallina prataiola. Sa quante persone sono morte? No, anche amici, parenti, 50 persone? Sì, quei due ragazzi di l'età di mio figlio, amici, già lo sappiamo, il figlio di Francesco e l'altro, cavolo, che poi la moglie di Francesco, cugina di mia moglie in primo grado, da lo sotto la gente che è morta, certo che ci ha toccato, ma dai, comunque, io meglio che si svegliano, facciano qualcosa, ma ci dobbiamo muovere tutti noi, non aspettare due ambientalisti per una gallina prataiola lì, perché non è possibile, dai. Posso fare una domanda? Scusi se interrompo. Lei ha mai sentito parlare di cheirotteri? Non so neanche cosa sono. Pipistrelli. Ah. Una regola inserita in quelle 24 pagine riguarda questo. Allora, noi per allargare la strada abbatteremo degli alberi, va bene? Per 5 anni dobbiamo controllare che i pipistrelli abbiano nidiato da qualche altra parte e che stiano bene. Lei ci crede che per 5 anni, dopo l'abbattimento dell'albero, qualcuno controlla, prenda la briga di... Ma dai, non facciamo ridere perché... Forse l'ha scritto un alieno. Ecco, forse ha ragione, forse è proprio un alieno che l'ha scritto. Specifichiamo che la natura va tutelata, però certo, che non venga no, quello come scusante. Sì. Però adesso questa è proprio una scusa per fermare, per fare, non lo so, dai. Però il Savi è stato approvato, letto, studiato, secondo me a scatola chiusa, perché... Certo che Non è una invenzione di oggi, quel regolamento risale al 2011. Ed è stato firmato prima che iniziassero i lavori, perché è obbligatorio averlo, ottenerlo. Quindi scatola chiusa probabilmente. Certo che è scatola chiusa. Si legge sempre meno, 24 pagine sono tante. Che cavolo però. Ma poi chi è che l'ha visto questa gallina prataiola, scusate? Tranito, secondo me è l'unico che, sai, il naturalista, fotografo, lui l'ha anche fotografata. Lui dice che comunque noi dobbiamo porre una certa attenzione a questa cosa perché... Ma è sicuro che la foto gliel'ha fatta lì? No, allora, attenzione, il secondo lotto è un po' distante da qua, noi siamo venuti da lei perché i lavori sono vicini dove lei sta lavorando in questo momento, però il secondo lotto riguarda Berchidda, Oscri, Ardara, insomma, no? Arriva fino ad Olbia, ma giunge fin là. Si immagini che a Oscri hanno anche, da una parte, sic prataiola, dall'altra, la lucertola. Cioè, c'è una specie di lucertola. Anche quella adesso. Sì, non si... Cos'è una lucertola rara rispetto a quelle che abbiamo noi qua? Diverse della nostra. Forse si chiama Badregaga. Badregaga? Cosa del genere? Non sono sicuro. Guarda, io non so più cosa dire. Guarda, io... Guarda. Io d'accordo, guarda, io lavoravo al genio civile, lavoravo a mare, lì tutela le cose, qui non si poteva scavare perché lì c'era navi romane, perché c'erano delle anfore, va bene, cazzo, ma lì adesso questa gallina prataiola, dai, non lo so, io proprio non... Boh, lei non so mangia il pollo? Dire. Cazzo che lo mangia il pollo? Carne bianca. Cazzo che lo mangia il pollo? È un cacciatore. Certo che lo mangia il pollo. Mi assicura che non è né vegano né vegetariano. No. Tranquillo. Va bene. Ok. Grazie. Statevi bene, arrivederci. Buongiorno signora, noi siamo alla ricerca della gallina prataiola. Ah, ma non si trova la gallina. Allora, lei ha letto in questi giorni questa cosa? No, sinceramente da marzo no. A luglio il secondo lotto della Sassariode si deve fermare. Perché c'è la gallina perché è innamorata. Perché è innamorata la gallina. Cosa vogliamo? E non si può trasportare a Venezia in una gondola. Addirittura a Venezia? No, aspetti, però. No, così, è innamorata, così. I lavori possono continuare, la gallina... Su Rialto. E la gallina innamorata è felice nella gondola. Cosa dice? Però
Però c'è la biodiversità, cioè lei sta qui. È vero, lei sta qui perché c'è un habitat che è quello le suo, consente, che è lì, anzi rimanere. Ce n'è sempre meno, infatti oltre il 30% sì. del pennuto lo stiamo perdendo, insomma. Quanto dura questo innamoramento? 4 mesi. 4 mesi? Beh, ma certi matrimoni durano meno, quindi insomma... appunto! E se innamorate si possono la coppia un attimino più in là? No. Cioè, lei la vuole disturbare allora, cioè noi dobbiamo far silenzio. Ci vuole calma, cosa? Tranquillità. Bisogna chiamare degli esperti. No, gli esperti già ci sono. Psicologi. Ah, in questo senso. Ma per chi ha fatto il regolamento o per la gallina? Per tutti. Per tutti. Però secondo lei, adesso al di là... No, secondo me è esagerata la situazione, perché la strada comunque è pericolosa, mi pare, quello tratto lì. No? Insomma, se stanno facendo dei lavori... Si sta allargando, esatto. A 90 croci lungo quel tragitto, insomma. Quindi penso che la nostra incolumità sia ancora... Il sindaco di Olbia, il sindaco di Berchid, il sindaco di Oscri, di Ardara, di Ozieri, mettono in evidenza naturalmente il tributo di sangue che questo tragitto ha generato, insomma. Bene. No? Però allo stesso tempo dobbiamo anche magari salvaguardare la gallina e la innamorata. Diciamo a un aspetto ambientale. Quello che non funziona è che noi abbiamo una regola ferrea, ma non c'è un piano per attuare quel regolamento. Non esiste. Non è stato pensato. E chi è che può decidere tutta la situazione? Bisogna fare un referendum? No, addirittura, non so quanto costano. A questo punto. Lei è sempre così irriverente nei confronti delle istituzioni, no? Ma mi sente oppure finge di rispondere? Sì, aspetta. Ah, aspetta. Cosa ascoltava? La radio. Ah, la radio. Ascolti, ma... Com'è possibile che in Italia si passi da un estremo all'altro, secondo lei? Guardi, proprio di politica io non è... Però questo sì, ha a che fare perché con la politica, c'è perché hanno un legiferato. Io so questo, dove va la barca va bacciccia, perciò ci si adegua un po' come vanno le cose. Però facendo così non cambierà mai nulla. No, anzi. Peggiorerà. Anzi. Va bene. Ma lei... Io devo andare a preparare il pranzo. Ah, deve andare a preparare il pranzo? Sì. Mi dice allora che cosa e poi la lascia andare. E cosa le voglio dire? Che cosa prepara? Ho rubato un po' di rosmarino perché devo fare il pollo. Sì, come un pollo? Pollo con non patate. Non sarà la gallina. Ma un pollo o...? No, fusi di pollo. Sì. Ah, perché stavo pensando... No, magari si può fare pure arrosto. Ah, lei proprio... Gli ambientalisti. Aiuto. Arrivederci. Buongiorno. È in pausa? Posso disturbarla? Sì, sono relax. Okay. Non so se ha letto o ha sentito i TG, ne hanno parlato ampiamente. La gallina Pratajola bloccherà i lavori della Sassarioli, cioè l'infrastruttura più importante degli ultimi 50 anni, almeno della Nord Sardegna, si bloccherà per questo aspetto. Quindi è un discorso di Verdi che vogliono... Però, allora, proviamo a ragionare. O ecologisti, diciamo, pseudo-ecologisti. Però c'è un regolamento, il SIC. Okay. Quel regolamento è obbligatorio, se no i lavori tipo la Sassari Olbia non partono. Certo. Il regolamento l'hanno fatto delle persone. Questo regolamento è sottoposto a un ulteriore studio e analisi, è stato firmato e controfirmato. C'è di mezzo la regione. Una settimana fa l'assessore ai lavori pubblici, giocando, scherzando, ma forse anche un po' sul serio, dice: io non l'ho mai vista, nel senso, i lavori si dovrebbero fermare tra marzo e luglio, che è il periodo... Sono ancora in corso. Sì, okay. È il periodo dell'amore. Certo. Non bisogna disturbarla, eccetera. Però ovviamente il ritmo della consegna si allungherebbe. Già i lavori sono in ritardo. Chiaro. Sì, ne so qualcosa. Come mai i regolamenti sono poi
un boomerang in Italia, cioè questo la paese... La burocrazia che non tiene conto, io penso che sia semplicemente motivo di mancata pianificazione, mancanza di pianificazione. Infatti non esiste... E di continuità dell'eventuale pianificazione fatta da uno precedente, perché quello che arriva di solito non rispetta o per... E mettersi in evidenza e quindi far finta che fa qualcosa, di conseguenza una cosa già cominciata non è una cosa cominciata da lui, pertanto non è attribuibile a lui e quindi interrompe l'iter di queste realizzazioni che sono importantissime. Cioè, vanità, la tassa di Olbia è la cosa più importante che esista, io la faccio periodicamente e mi accorgo che è un suicidio andare su quella strada lì. Onor di vero, mi sono accorto che hanno fatto un pezzettino. Sì. Io personalmente, al mio modo di vedere, avrei preferito l'inizio da Olbia verso Sassari, perché l'aeroporto è in Olbia e bisogna andare verso l'esterno, non il contrario, cosa che non ho condiviso e continuo a criticare. Ma penso che anche questa, anche per le galline rattaiole, sia un discorso di mancanza di pianificazione. Se si pianifica bene, si riesce a ottenere lo stesso risultato negli stessi tempi, preservando l'ambiente e realizzando senza ritardi le cose che sono. È un discorso di pianificazione, allora, e di rispetto delle iniziative iniziate, lei dice, intraprese dal precedente. Bisogna rispettare quello che viene cominciato, non bisogna interromperlo e rielaborare un piano quindi, di realizzazione. Secondo lei basta il buon senso? Ma a questo punto penso che, come tutte le cose, come tutte le cose, io non penso che abbiamo delle persone che siano che non abbiano cultura e che non abbiano buon senso. Io penso che ce l'abbiano, ma poi alla fine prevalgono gli interessi, come avviene oggi. Quindi quello che ha descritto lei ha a che fare con la vanità. Cioè, direi diventare attori di un qualcosa, anche se quel qualcosa va a dissuadere le cose fatte dal precedente. È una cosa assurda e questo non avviene solamente nella Sassari Olbia o per la salvaguardia della gallina prataiola, ma questo avviene per tutte le cose in Italia. Noi abbiamo le cose che vengono semplicemente cominciate, quelle poche che vengono finite semplicemente perché comincia il periodo di manutenzione e subito segue un discorso di incassare, continuare a incassare soldi. Ma c'è un vago riferimento alla Salerno-Reggio Calabria. Vabbè, è un esempio eclatante, certo. Possiamo dire che è quello. Le immagini che in meno di 5 anni hanno fatto un ponte dalla Danimarca alla Svezia. Vabbè, in meno di 5 anni. Per fortuna siamo in Italia, ma anche purtroppo direi, però vabbè, questo è che forse è quello che ci meritiamo, anche perché non siamo critici nelle cose. Ecco, iniziative di questo tipo penso che debbano portare il pensiero della gente, la gente siamo noi. Ecco, il nostro pensiero deve arrivare a qualcuno e la critica deve essere assolutamente costruttiva. Non però un discorso di dire, ma insomma, io ti giudico non solamente per le novità che cerchi di apportare, ti giudico anche per il fatto che completi le cose in essere che sono ancora... Il suo discorso va sulla natura degli italiani, come siamo fatti. Beh, come siamo fatti, purtroppo, vabbè, noi, vabbè, che abbiamo qualche anno, un po' di esperienza in Sardegna, anche fuori dalla Sardegna, mi accorgono che non è che noi siamo fatti male, purtroppo... Se noi avevamo dei valori, ecco, abbiamo cominciato a perderli e ultimamente li abbiamo persi completamente, insomma, ci hanno dato un'informazione che assolutamente ha condizionato l'opinione e di conseguenza le cose più sbagliate sembrano le cose migliori, mentre invece quelle essenziali vengono considerate, diciamo, secondarie, superflue, ecco, così come ci hanno abituati al superfluo. Noi oggi viviamo esclusivamente di superfluo, abbandonando la cultura, abbandonando il benessere, abbandonando solo il superfluo. A noi ci interessa avere lo smartphone, ci interessa consumare 500 euro al mese all'anno di telefonate o di cose futili, mentre non ci interessa più fare una bella passeggiata in un ambiente ricettivo, un bel libro da leggere, un bel coro. Quindi ci hanno tolto questi valori. Come facciamo a ritornare? Beh, bisognerebbe coalizzarsi. Io penso che una persona, un pensiero singolo non porti a niente. Un pensiero singolo condiviso da più persone abbia una voce in qualche modo, abbia un risalto a livello locale e provinciale, lasciamo perdere perché è una cosa assolutamente assurda.
regionale, ma soprattutto a livello nazionale, dire signori, sì, pensate che siamo degli stupidi, no, ma guarda, abbiamo la nostra testa e pensiamo, sappiamo cos'è il bene e cos'è il male e ci accorgiamo che quello che ci gira intorno è solo malaffare. Nessun riferimento a fatti recenti? No, io sono apolitico, io continuo ad andare in giro con e acritico, direi. Con il mio cannocchiale, cosa dice? Per provare eventualmente. No, dico, vado, mi consiglia. Ah, certo, certo. E magari la trovo. Troviamo questa Beh, qui no, sei sulla sassa di Olbia, però. Non è che ha visto le uova per caso. Mi indica la strada. Ci sto attento di non calpestarle, cammino sull'asfalto. Sempre certo, dritto. Sempre dritto, si va sulla sassa di Olbia, c'è la gallina frattaiola. Una, due, due. Buongiorno, grazie. Cosa ne pensa? I lavori si devono interrompere? Per me no, è una cosa ridicola. Perché la gallina, per questa gallina, sì. La gallina può trovare altri posti anche per riprodursi. No, noi è obbligato a farlo dopo che passa la strada. Però aspetti, chiariamolo. Lei era lì, noi siamo intervenuti per allargare quella strada stessa, quindi è casa sua, non nostra. Cioè, lei va lì da sempre. Cioè, io sono per continuare i lavori, no? Non interrompere. Ma secondo lei non si può trovare, appunto, con il buon senso, una soluzione dove i lavori possono proseguire con una certa attenzione, con una particolare accuratezza, sì, e al tempo stesso tutelare quel che c'è da tutelare, o no? Sì. Si può fare? Secondo me sì. Lei sa, aspetti, continua a passeggiare come faceva quando l'ho fermata. Allora, lei sa che per avviare delle infrastrutture grandi come quella, ma anche più piccole, occorre regolamentare i lavori e si fa attraverso il SIC. In questo caso specifico sono ben 24 pagine che ci spiegano cosa dobbiamo fare, cosa non dobbiamo fare, in quale periodo farlo. Quello che è strano, non tanto che questo regolamento, che è obbligatorio, ci sia, ma che non ci sia un piano di gestione del regolamento. Cioè è come se lei avesse deciso a casa propria delle regole ben precise, però non avete ben chiaro l'orario in cui si mangia, il giorno in cui fare la spesa, è più o meno la stessa cosa. Ci sono le regole, ma se non sappiamo dove, quando e applicarle, con chi applicarle. Ma chi la deve gestire queste regole? Allora, c'è l'assessorato all'ambiente che delega degli esperti, gli esperti preparano il regolamento poi viene approvato dalla politica. La lascia perplesso. Ma lei l'ha mai visto una gallina frattaiola? No. Non l'ha mai vista. Nella stessa area c'è l'astore sardo, la pernice. Cioè, quelli sì, li ha visti? Perché quell'area sì, prevede anche, non solo per la gallina, ma anche per altri volatili. C'è anche l'aquila reale che è prevista. In quell'area si muove anche l'aquila reale. Dov'è il punto di questo? Beh, allora, allora chiariamo. Noi parliamo del secondo lotto della Sassa di Olbia, che diciamo sarebbe? Attraversa grosso modo i comuni di Berchidda, di Oscheri, di Ardara, di Ozieri. Naturalmente arrivando quindi da Sassari verso Olbia, quindi qualcuno sostiene che sì, questo regolamento esiste, che è obbligatorio averlo, ma che forse questo cavillo burocratico serva per rallentare ulteriormente i lavori. Le sembra credibile che in Italia accada una cosa del genere? Può darsi anche quello, non si sa. Dopo quello che è successo a Roma si può anche pensare a altre cose. Se l'aspettava? No, non me l'aspettavo, ma che ci sia qualcosa sotto per rallentare i lavori. È possibile, dice. Sì. A pensar male. Qualche interesse.
No, secondo me questa gallina non c'entra niente, sono altri scoppi. No. Cioè è un capro espiatorio, ma in realtà si vuole arrivare ad altro. Ma lei quando va in campagna frequenta, vede certe specie abitualmente oppure no? E adesso sto andando poco in campagna, prima ci andavo, ma adesso no. Quindi lei è un esperto? No. Per lavoro, perlomeno. Cioè, mio padre faceva ortolano e tutti i suoi fratelli, quindi si viveva in campagna. E chissà quante ne ha visto di queste galline prattaiole allora. Non mi sovviene a chi sia. No? No. Allora, la fotografiamo e gliela portiamo. Facciamo. Va bene? Alla prossima volta. Arrivederci. Ciao. Arrivederci. Io ho portato il cannocchiale, ma non l'ho vista. Forse occorre il telescopio per vedere questa gallina. Cosa dice? Probabilmente. Non lo so. Non so se c'è. Ne ho sentito parlare, ma non lo so se c'è, effettivamente. Però, casomai ci fosse, credo che ci sia. A parte le battute. Certo. È giusto, opportuno, importante, strano. Allora io adesso se per la costruzione della strada diciamo se la gallinella non credo che abbia così poco spazio per riprodursi, probabilmente se potessero creare degli spazi opportuni si può trovare una soluzione, però io non sono un esperto di lavori pubblici quindi non mi permetto, ma credo così con la logica che una soluzione alternativa si possa trovare. Quindi poi non lo so. Lei potrebbe covare ma al tempo stesso proseguire i lavori? Probabilmente sì, diciamo spero che non sia tutto fino a Sassari, magari possono iniziare dall'altra parte, così quando arrivano qua è finita la gallinella. Il lotto numero due. Esatto, ripeto, non mi permetto perché non sono esperta, però secondo me è una soluzione si può trovare. Quando l'ha letto, quando l'ha saputo, cosa gli è venuto in mente? Mi è venuto in mente che avrebbero potuto fare degli spazi alternativi per questa cosa e proseguire una strada che... In realtà gli spazi... Per abitudine la gallina cova vicino alle strade. Ok, ok. Addirittura un fotografo naturalista, Ruiu, dice che crede di aver visto una covata vicino all'aeroporto Costa Smeralda, quindi i rumori lì non mancano. Non mancano. Sono sempre meno gli aerei, ma i rumori certo, non mancano. Certo, certo. Però noi non dobbiamo fare nulla, cioè l'unico modo perché lei faccia quello che deve fare... È che noi non dobbiamo fare nulla, perché già l'habitat che gli consente di riprodursi è sempre meno, sempre meno. Infatti certo. Oltre il 30% delle galline abbiamo perso in questi ultimi anni. Ma non le sembra strano che in un paese dove non funziona assolutamente niente, ci prendono in giro in tutto il mondo esatto, sì. per una pesantissima burocrazia, però sì, ci sì. sia una legge che sembra a passo coi tempi, cioè, sembra inventato, cioè... In Danimarca ti aspetti che una cosa del genere funzioni, cioè, esiste e funzioni. Sì, c'è una strada che ci hanno messo io, ricordo che ero così quando dovevo iniziare questa strada, quindi probabilmente se l'avessero finita prima saremmo pieni di gallinelle. Sì, esatto. Sì. Io non so, di questo veramente non saremmo qui a mangiare le uova delle gallinelle buonissime. Insomma. Io provi a vedere se non la quelle vedo. Non fecondate. No, per carità. Non un GM, niente di naturale. Prosegua, se la vede ce lo faccio sapere. Arrivederci. Allora, già vederti fermo, non correre, è un avvenimento, perché tu sei un campione del mezzofondo, tieni alti i colori della città di Olbia. Ti voglio chiedere una cosa. Sì. In questi giorni si è parlato spesso di questa polemica finta o reale, non lo so bene, legata alla gallina prataiola, che immetterebbe, diciamo, una novità sostanziale nel proseguo dei lavori della Sassari Olbia. Si dovrebbero bloccare tra marzo e luglio perché in quel periodo è in amore e non va disturbata. C'è un regolamento, il SIC, che appunto regolamenta quella zona lì. Alcuni sono favorevoli, ad esempio il Green Power, gli ambientalisti, i verdi, eccetera, sono molto attenti a queste dinamiche, giustamente, sì. E molti sindaci, quello di Ozieri, quello di Berchidda, quello di Oscri, lo sono un po' meno, perché naturalmente implicherebbe un allungarsi i tempi dell'infrastruttura più importante del Nord Sardegna costruita negli ultimi 40-50 anni.
da atleta, quindi legato ovviamente anche all'ambiente, al paesaggio, quello sì. che sta attorno, secondo te si può trovare una sana via di mezzo? Io credo di sì, anche perché bisogna, diciamo, trovare un compromesso per poter sia proseguire che non disturbare, diciamo, la cosa, no? Secondo me dovrebbero trovare un accordo, anche perché la Olbia-Sassari è una cosa che comunque deve andare a buon fine, anche perché è importante, è una cosa che collega Olbia con Sassari, è molto, secondo me è molto importante finire. Sì, è strategica, si può esatto, dire. Esatto, anche a livello turistico, certo, e tante importante. Altre cose. Secondo me sì, bisogna trovare un accordo, anche perché la soluzione quindi migliore è questa. Uscire dal cavillo burocratico, esatto. E renderlo concreto. Insomma. Esatto, sì. Ma tu nei 5-10.000, cioè, quanto ti alleni per ottenere quei tempi? Abbastanza, diciamo. Due volte al giorno? Esatto, bravo. 4 ore in totale, 2 volte al giorno. 2 ore la mattina e 2 ore la sera. Ma il prossimo obiettivo? Il prossimo obiettivo è Olbia, anche perché a breve avremo la mezza maratona di Olbia e quindi corro, diciamo, in casa, gioco in casa. E mezza e 30? No, la mezza maratona, 21 chilometri. Ah, e la 10 chilometri e la mezza maratona, 21. In bocca al lupo allora. Crepi, grazie. Ciao. Ciao. Ti vediamo fermo. Sì, già questo. Parti? Vediamo un po'. Ora. Dai. Ciao, grazie. Mi sono preparato, mi sono anche un po' mimetizzato, mi sono organizzato con la borraccia e tutta la mattina che cerchiamo la gallina prataiola, l'astore, la pernice sarda, l'occhione, non abbiamo trovato niente e nessuno. Però quello che è certo, questa polemica, finta o reale che sia, mette in evidenza l'italianità, la burocrazia, acefala, senza testa. Parte da un presupposto positivo, quello di tutelare la biodiversità, dimenticandosi che la biodiversità però va naturalmente pianificata e gestita. Esiste il SIC che regolamenta, ma non esiste un regolamento che metta in atto quello che ha previsto quell'indicazione generale che viene da esperti e poi diventa concreta attraverso la politica. Facciamo in modo che il buon senso prevalga, tuteliamo tutte le specie da tutelare che sono nella zona SIC, che rientrano nella zona SIC, ma facciamo in modo che l'infrastruttura più importante del Nord Sardegna trovi una via definitiva di realizzazione, perché lungo quella strada ci sono 90 croci.